Ragazzi, vi ricordo il link di Instant Gaming per supportare il canale e trovare giochi a prezzi scontatissimi. Trovate il link qui sotto in descrizione al video. Ragazzi, e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo ad Assen, lo avevamo detto, sto facendo le prove libere, non riesco a capire come fare quella curva veramente bastardina. Però ragazzi, una curva veramente infame, ragazzi, perché è una curva abbastanza infame. Adesso andremo a vedere insieme perché voglio fare un giro insieme a voi qui, perché sicuramente io sbaglio un botto di roba e lo andremo a vedere. Metto le cuffiette, ragazzi, vi ricordo sempre di lasciare un bel like e ragazzi, soprattutto condividete il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Intanto la moto va, andremo a sbattere. Però appunto, ragazzi, quello che vi dico io è sempre iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, schiacciamo pausa e soprattutto, ragazzi, lasciate un bel like che è sempre molto importante. Adesso andremo a fare delle prove libere, le qualifiche e poi la gara. Assen. Qua proviamo a tenerla il più possibile, qua inchiodiamo come dei pazzi, proviamo a farla bene, non è neanche malvagia così, Però ovviamente facendola larga perdiamo un botto di tempo, però non abbiamo fatto un brutto primo pezzo. Ora il problema nostro è la chicane finale, cioè sono quelle curve lì che sono difficili da prendere, ma in parte in realtà non è proprio tutta sta difficoltà, siamo proprio noi che dobbiamo cercare appunto di migliorare in quattro cose. Vedete che perdiamo un botto di tempo, ma non va bene. Cioè, se freniamo così in Moto 2 o Moto GP cadiamo, comunque ve lo dico subito. Non è bellissimo come ci stiamo abituando con la Moto 3, Poi in Moto 2 e Moto GP volano le moto. Volano. Ma non volano di potenza, proprio volano. Volano proprio fisicamente. Cerchiamo di reggere adesso perché comunque stiamo facendo dei tempi, a mio parere, egregi per quel che possiamo fare. E qua la solita scicannellina, che cerchiamo di fare meglio del solito. Abbastanza bene, devo dire. Non è andata malissimo. Anzi. Attenzione, Paul. No, è una prova libera. Ragazzi, non è facile e bisogna comunque capire bene come ci si muove nelle piste. Adesso, se noi dovessimo fare un'altra buonissima prestazione, stiamo lì per il mondiale, Niente di male. Però ragazzi, davvero ho bisogno dei vostri consigli, del vostro supporto, quindi ragazzi mi raccomando qui sotto nei commenti, in più ovviamente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e guardate che figata, iscrivetevi al canale e altra cosa importantissima ragazzi, lasciate un bel like se volete vedere questa serie continuare anche nella Moto 2. A proposito, dite che dopo questa gara qui arriverà qualche contrattino perché la vedo male, Qualifiche noi possiamo fare. Ragazzi, quarti, Foggia 1.48.3, 1.48.5, 1.48.5, 1.48.6. Abbiamo lavorato meglio nelle prove libere praticamente. Un saluto da Assen proprio. Per seguire il Gran Premio d'Olanda. Dai, allora ho visto un botto di gente, ragazzi. Le temperature sono perfette per correre. Cadere durante le prove libere e le qualifiche. Ci sono delle curve aggressive, sì, ma non fino a questo punto. Voi cosa ne pensate? È una pista dove c'è del burro sull'asfalto? Non ho ancora capito se ti sei iscritto al canale, bello. Perché non guardi qua sotto? Iscriviti, abbonati. Attiva la campanella. Qual è il problema? Dai, che mi sento veramente gasato. Voglio spaccare in sta pista, voglio spaccare. Allora. Abbiamo un asfalto a 35. Io direi, come al solito, raga, io davanti l'anteriore la voglio morbida, frega niente, rischiamo ma non mi importa. Per quanto riguarda la benza, la teniamo anche a 7, che va benone, qui lo teniamo così, magari l'anteimpennata, per ora lo teniamo così, poi vediamo di cambiare, di vedere un po'.
Zero. Ragazzi, non tagliamo potenza al motore. Più lo alzo e più viene tolta potenza al motore. Qua no. Qua no, ragazzi. Qua no. No, 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 no. No. Andiamo col rischio di tutto, ragazzi. Rischiamo tutto, ma voglio essere velocissimo. Concentration. Concentration. Tutti alla prova. Porca miseria, non sono partito bene. Vabbè, non un'ottima staccata, però adesso il motore dovrebbe darci una potenza in più perché abbiamo completamente il TCS a zero. Dovremmo avere una potenzina in più, eh. Cerchiamo di non toccare nessuno, così almeno... Guardalo come gestisce la moto in curva, con aggressività. Foggia lì davanti. E vedete però che cos'è il TCS? Migno è caduto, attenzione! Suzuki, Fenati, non vedo Masià però. Masià è quello davanti, no? È Foggia! Dov'è Masià? Raga, teniamo dietro Masià, raga, freghiamocene. Credo che sia la cosa più importante in assoluto in questo momento tenere dietro Masià. Se riusciamo a fare una gran gara col TCS a zero... Ho sbagliato. Col TCS a zero, nonostante le sgommatone che fa la ruota dietro, abbiamo una potenza motore maggiore. E non sarebbe male. Qui Foggia. Buona, teniamo. Ah, errore. Anche per non andare a sbattere comunque, raga, perché non voglio assolutamente toccare gente e cerchiamo di stare così. Ok, power 1 adesso. Cerchiamo anche di gestirla la gara. Così, bella, vai, vai, vai. Qua c'è da inchiodare. Porca miseria. Questa se la prendi male sei fottuto. Mi si è impennata la moto, attenzione. Forse è meglio iniziare a sistemare qualcosa. TCS a 1 e anti-impennata 1. Non voglio assolutamente far cagate adesso. Dai. Adesso sto guardando un attimo i sorpassi lì in basso a sinistra, se appunto c'è il nome di Masià da qualche parte, perché se lo teniamo dietro tantissimo rischiamo di passare in testa al mondiale anche da secondi, eh. La vedo difficile, ma buona questa, bellissima. Bellissima, dovremmo aver mangiato dei secondi, eh. Splendida. No, 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 ti prego. No, me l'ha dato. Ma che taglio è? Vabbè, ci sta, ragazzi. Purtroppo ci sta. Errore mio. Errore mio. Però nel prossimo giro andiamo di Power 2. Voglio vedere se prendiamo Foggia. Secondo me sì. Se andiamo giù di Power 2 lo prendiamo. Lui penso che stia risparmiando. Lo ha già tolto lui il Power 2. Quindi in teoria dovremmo riuscire a prenderlo. Attenzione, qua ci avviciniamo, attenzione, qua abbiamo rischiato molto. Foggia riesce a riuscire, bene. Ma noi siamo lì con aggressività, lo teniamo, dai. Dai, dai, dai. Non rischiare, non rischiare, bravo, dai. Foggia è sempre lì, davanti. Con l'aggressività di uno che vuole portarsi a casa punti per la sua Leopard. Ma anche noi abbiamo voglia di portare a casa punti. Questa l'abbiamo presa abbastanza bene, molto bene. Infatti siamo rimasti dietro a Foggia con una leggiadria incredibile. Proviamo un giro in Power 2. Un solo giro in Power 2 per andarlo a prendere. Infatti subito si vede la grinta del Power 2. Prendiamolo, ragazzi, questo è il nostro giro. Poi gli altri li facciamo di risparmio, ma questo è il nostro giro, dobbiamo prenderlo. Bella lì, non ho frenato. Tutto di accelerazione, gestita benissimo. Porca merda, questa è gestita malissimo però. Attenzione, abbiamo rischiato un po' il taglio. Foggia è sempre qui. Niente, raga,
Niente. Tolgo ancora il Power 2. Gli stiamo addosso, però. Oh! Bellissima! Fantastica la staccata! Qui il taglio! Attenzione, gli siamo davanti! In qualche modo. Oh! La tiene Miracle, tiene la moto, la gestisce. E giù così, gas a martello. Come se l'è gestita. Ora dobbiamo allontanarlo, perché sennò la nostra penalità potrebbe diventare clamorosa. Cerchiamo di staccarlo. Oh, ce l'abbiamo proprio attaccato. Proviamo a gestire bene le curve. E dopo ci manca solo l'ultimo giro. Attenzione, perché la tensione si fa sentire. La tensione si fa sentire. Lui è qua. Lui è qua. Lo sento. È dietro. Appoggiato alle spalle come un gufo, come una cornacchia. Che vuole prendere la sua preda e sta solo aspettando il momento giusto. Ma noi siamo qua, vicinissimi alla famosissima chicane. Pre-traguardo. E poi ci manca solo l'ultimo giro. Gara gestita. E gara gestita abbastanza bene. Qua proviamo a tenerla. Il Power 1. Forse dobbiamo persino andare a risparmiare. Attenzione. Attenzione, rischiosissima. Si sente il motore che è proprio qua di fianco. Eccolo qua. Attenzione. Mamma mia. È qua. Presa bene stavolta. Bravo. Scusate ragazzi se parlo poco in questo Gran Premio, ma voglio portarla a casa perché ce la siamo meritata. Porca miseria, presa malissimo. Ma poteva andare molto peggio, eh. Poteva andare molto peggio. E l'ultimo giro, cosa vai a risparmio? Ho messo Power Zero. Per un secondo, ragazzi, abbiamo avuto il Power Zero. Ho detto, ma che cazzo fa? Non si fa. Attenzione. Dai, 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 dai. Però mi sa che è troppo vicino. La penalità inciderà, purtroppo. Lui è troppo vicino, signori. Però, comunque vada o primo o secondo posto, se non cadiamo, ovviamente, adesso. A me va benone, eh. Va benissimo. È fantastico lo stesso. Bello. Qua però ho dovuto frenacchiare. Metto il Power 2 sperando che non finisca la benza sulla chicane. Ma non male, eh. Attenzione, potrebbe essere importante, eh? Stanno festeggiando tutti. Che la regia ci porti al parco chiuso per incontrare. Sì! Sì. Eh no, scusa, più 2. Ah, forse raga era più 9. Più 0,9. E quindi ora mi dà più 2. È da capire, eh. Porca miseria, ragazzi. Sì. Comunque sia, grande gara. Grande gara. Tesa. Scusate se ho parlato poco. Ma grande gara, non ce n'è. Non ce n'è. Sì. 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 Teniamo duro. Teniamo duro. Teniamo duro. 155, 150. Teniamo duro, ragazzi. Teniamo duro. Sarà molto difficile da adesso in poi. Sarà molto difficile da adesso in poi. Però abbiamo fatto delle belle gare e ce lo meritiamo, secondo me. Le gare sono state belle, avvincenti. Meritiamo tutto. È importante, è importantissima questa cosa. Sentite l'atmosfera. Attenzione, ragazzi. Attenzione. Proposte ricevute, una.
Ma fammi... Sì, sempre Moto 3. Niente. Vogliono mantenerci in Moto 3, ragazzi. Questa proposta scade tra 14 settimane. La teniamo in ballo. Però... No. Per ora no, ragazzi. Vediamo invece noi come possiamo andare. Allora, ci sarebbe un'ottima risposta da parte di queste moto qui. Ok, quindi alta da parte di queste moto qua in Moto 2. Mentre da questa parte qua, ovviamente, è ancora molto bassa per tutte le moto che possono raggiungere il primo posto. Bene, ragazzi, ci è arrivata la nostra prima proposta, però era sempre in Moto 3. Assolutamente no. Cerchiamo di arrivare in una moto da Moto 2 che viaggi dal quinto al terzo posto. Non importa se non è una moto da primo posto, non importa se non ci daranno un contratto del genere, però dal quinto al terzo, secondo me, è la cosa più importante. Quindi rimaniamo su questo regime. Io vi ringrazio, ragazzi, lasciate un bel like, lasciate un bel commentino se volete vedere continuare questa serie, ma se vi state gasando, se volete vedere come va a finire, se volete vedere in che moto andremo, ma soprattutto quanto abbiamo sviluppato, perché non è che stiamo facendo buone prestazioni a caso, guardate qua, ci manca pochissimo e tra poche settimane sviluppiamo anche il terzo passaggio del motore. Non è male, ragazzi, non è male, abbiamo lavorato bene quest'anno e non vedo l'ora di vedere se arriveranno altre proposte, soprattutto dalla Moto 2. Noi ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Iscrivetevi, attivate la campanellina, like, commento, un abbraccio, un bacione. Bella!